ragazzi. Bella a tutti ragazzi. Benvenuti sul nostro canale. Oggi vi portiamo la terza puntata del Road to Legendary Team. Oggi abbiamo deciso di fare una leggera modifica. In caso di sconfitta non cancelleremo la leggenda, perché ci stiamo facendo un culo così per comprarcele, ma bensì non le utilizzeremo nel campionato precedente in caso di sconfitta. Ragazzi, ora vi faremo vedere la squadra. Abbiamo cambiato l'inglese perché non ci trovavamo più bene, e andare a perdere con una squadra del genere con tre leggende non aveva senso. Abbiamo preso la leggenda che ci avete consigliato, e la squadra che è venuta fuori è questa qui. Ragazzi, ora andiamo a vincere con questa cazzo di squadra. Chiamata. Ricordiamo le regole per chi non lo sapesse ancora, ragazzi. Allora, ragazzi, giocheremo come sempre l'ultima partita del campionato. In caso di vittoria, compreremo una leggenda che ci consiglierete voi nei commenti qua sotto. In caso di pareggio, non faremo niente e seguiremo ciò che ci direte voi di fare qua sotto nei commenti. E in caso di sconfitta, giocheremo la partita del campionato successivo senza l'ultima leggenda acquistata. Perfetto. Ragazzi, comunque, con questa squadra qua, che è veramente fortissima, l'unica cosa che c'è da cambiare, a nostro parere, era il portiere e il difensore, perché anche Boateng è fortissimo. Quindi però sarebbe Zanetti e Desailly. Sarebbe andare a prendere Blanc. Quindi ragazzi, consigliateci un difensore tra Blanc e tutti gli altri difensori che ci sono tra le leggende, che vorreste vedere nella nostra squadra leggendaria. Ora andiamo a giocare questa splendida partita. Spacchi culo. Ragazzi, come sempre, supportate questa serie, ragazzi, perché anche con la gamba rotta la stiamo registrando. La sto registrando con la gamba rotta. Stiamo facendo una fatica tremenda. Quindi ragazzi, fatelo, metteteci un bel like e condividete il video. Cominciamo subito questa partita, ragazzi. Siamo contro lo Spartan Prix. Infatti sta già laggando di brutto. E vai. E come sempre io mi becco sempre il primo tempo che lagga di brutto. Che è il negro, si chiama. Oh, non si capisce più un cazzo. Ma c'è Desailly di fisicaccio. Se lo va a riprendere. Animale. Cozzi. Mario Gozzi lo vede partire, visto che abbiamo visto anche gli avversari. Ma da tutt'altra parte c'è Royce. Andiamo Royce. Non lo riesce a prendere. Passa ma via. Ragazzi, sembra di giocare a Matrix. Meno male. Giusto le Gundogan. Gundogan. Oh Gozzi. Gitale passaggio là. Lo vede passare. Gitale Aubameyang. Lo vede. Lo vede. Oh mio Dio, quanto cazzo lagga. 1-2. Oh, le abbiamo degli Young. Oh, le gette le gozze. Qua non si sgama il rientro, perché l'ho fatto 40 minuti fa. E ci sono uscito. Oh mio Dio. Gol. Mario Gozze. Sì. Dove gliel'ha messa? Gozze. Gozze. Se non insulta, ragazzi. Calo Aubameyang, che va a tirargli la pacca sulle schiene. Vi consiglio di farvi la Bundesliga, ragazzi, perché è veramente forte. Gioca da sola e i tiri dalla distanza, che sono i miei forti, entrano quasi tutti, ragazzi. 90% vanno in gol. Golazzo 1-0 all'undicesimo minuto. Oh, le Royce. Royce. Oh, le Royce. Oh, lo bambetto no. Degli Quanto cazzo lagga. Royce. Getta le Royce. No, l'avevo già passato, ma col lag non mi hanno dato il passaggio ogni tanto. Getta le cazzo. Ma c'è Roberto Carlos contro Vidal di 94 di velocità. Ma c'è Roberto Tude Carlos. Oh, Roberto Carlos. Oh, Roberto Tude Carlos. Oh, Roberto. Oh, Roberto. Oh, Roberto Tude Carlos. Oh, Roberto Tude Carlos. Oh, Roberto Tude Carlos. Oh, no. Roberto Tude Carlos. Super intervento di Roberto Tude Carlos. Grande Carlos, numero uno. Subito la rimonta. No. Sì, non la prende, non la prende. No, no. Era troppo poco rimasto. Che è il negro? Neymar. Getta le gozze. Prima palla che tocca della partita. Wow, non è fuori gioco. Non è fuori gioco. Ma sta fermo sto stronzo. Javier Zanetti cambia tutto il gioco per ora. È solo Royce. Mi sa che qualcuno qua si sta per ritirare, ragazzi, perché 2-0. Fuori no, gioco. No, fuori gioco. Non ci posso credere, ragazzi. Ma dal lag non sembrava fuori gioco dal lag. Quindi Royce deve farne un altro per bastardo segnare. Di un lag. Chissà chi la passerà. Ma che parte. Roberto Tude Carlos. Roberto Tude Carlos contro Royce. Desailly, animale. Desailly si può anche passare in mezzo con lui, perché tanto il rischio non c'è. Javier Zanetti, ragazzi. Javier Zanetti. Neymar. Zanetti non si vuole far superare da Neymar. Javier Zanetti. Stanno ballando. Javier Zanetti. Neymar. Zanetti non si fa superare. Sbaglia Neymar. No, lo fa sbagliare. Ma porca di quella puttana. In una partita del genere anche un passaggio diventa la cosa più difficile, ragazzi. Lo so. È impossibile giocare così, veramente. E io l'ho anche segnato. Bravo. Incredibile. Non sta più giocando. I sei giocatori hanno subito una paralisi. Costa la palla per Aubameyang. Aubameyang. Gozzi, metti in mezzo. Non c'è nessuno. Segnato. Vuole beccare il secondo gol. Gozzi vuole farla sparare dalla distanza. E gol di Gozzi, ragazzi. Under the table. E under the gate. L'avevo già vista, perché ormai sono uno specialista dei gol della distanza. E Gozzi non va a esultare. Così appena vedrò vado a insultare dai miei compagni, ragazzi. Dai, dai. E vai a insultare dai suoi compagni, Gozze. Grande. Bacino in bocca. 2-0, ragazzi. La leggenda si sta avvicinando.
Ragazzi, ormai stiamo giocando con i morti perché il nostro avversario ha mollato la partita. Sì, ma non puoi ritirarti, cazzo. Cioè, anch'io sto giocando così, ma sei proprio una sega, sei una merda di persona. Ma almeno ritirati, cazzo, così finisce la partita. Meglio di puttana. Dai, batti sta cazzo di rimessa laterale, brutto Neymar di merda. Incredibile, dopo 3 ore ha battuto la rimessa laterale, c'è Zanetti che gli sta ballando a fianco. Ragazzi, Zanetti? Lui starà guardando un film adesso mentre noi giochiamo. Secondo me si starà segando la merda. Cioè, si starà sparando pippette. Sì, ma dai, cazzo, almeno... Bah, ritirati! Con Dogan! Ciao! Oh yeah! E 3-0 ragazzi, Aubameyang, la pugia dentro. Sì, non voglio sparare, non voglio insultare, non... Cazzo ti applaudi che stai perdendo, coglione. Che stai di cazzo. Bravi, bravi, state vincendo, bravi, bravi. Sì, stiamo perdendo 3-0, oggi non ci pagano, dai. Ma noi non stiamo giocando, brutti. Aubameyang, Aubameyang, se ne vuole andare. Oh mio Dio, è imprendibile. Eccolo qua. Passaggio, Roy. Oh, le Royce. Gente le Royce, Royce. Oh, lo vede. Contro tutti i piedi. Ah, gol. Ha parato un tiro. Come cazzo fa a parare quando non sta giocando? Cioè, è meglio così. Sì, infatti, è meglio per lui, cazzo. Ora andiamo a vedere gozze. Oh, gente le gozze. Oh, gente le gozze. Gozze! Fallo di Roberto Tu De Carlo, così. Vabbè, risegnato. Ha voluto fare il figlio di puttanaccia. È uguale, sì. È un nano pelato. Senza i capelli. Non c'è niente. Uguale, è tipo Mastrolindo, cazzo. Pam, pam, ma che cazzo di tiro ha? Aube to the Mayang. Gozze, ragazzi, fortissimo. Tripletta di Gozze. Volo, ragazzi, ci prendiamo la leggenda facile. Sì, cazzi, grazie Spartak Preixan. E aumentiamo le statistiche per Mario Gozze, che è fortissimo. Uè, stronzo. Ti vieni a giocare o ti devo spaccare la faccia, merda! 3 e porta a casa, no, 4 e porta a casa, a Francesco Totti, a casa, ragazzo. Merda! 4-0, under the table, ciao! Ragazzi, siamo arrivati al secondo tempo, toccare a Samuele, 4-0 da parte rotto mia. In culo, rotto in questa culo. Squadra sta girando molto bene, devo dire. Beh, non sta giocando, è ovvio. Sta giocando molto bene questa squadra, ragazzi. Figlio di puttana, gioca. Fai passaggi con me. Tira con Gozze! Non ha tirato! Ah! No, mi sa che sei una sega. No, guarda che ha tirato. Sì, 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 ho tirato, si vede. Vedi che non tira. Non gli va di me. L'hai premuto dopo che aveva già preso la palla in mano il portiere, l'incoglionito. Muoviti, Alves. Guardate qua che palleggi, incredibile. Grandi Gozze, oh mio Dio, tu di calcio. Oh mio Dio, contropiede, incredibile, la squadra è troppo forte. Oh mio God, lo vede. Passaggio di merda, ma gol lo stesso. Ah, parata. Gozze, fa la finta. Gita le finta. Vuole fare la quarta rete. Vuole portarsi il pallone a casa, tira. Bam, bam. Ma perché tiri troppo vicino? Ah, sì, ma dovresti farlo l'R2, non arrivare in paura di fare di R2, non lamentarti. No! Palo di Raturizzi. Era tipo una mina. Lasciala. Ragazzi, già. Vabbè, ma è. Sneddy! Udo Lau! Incredibile! Oh, le Gundogan! Oh, la Bemayan! Oh, le Gundogan! Oh, ti sto facendo male! Sei fallo, di proprio averlo dentro. Guarda qua! Oh, le Gundogan! Ah, sai cosa faccio? Faccio quei gol di merda di numeretto davanti a lui. Abbiamo il super campione con i numeretti che non riesce a scartare. Oh! Inter da fermo. Oh. Eccolo qua, il giocatore dei numeretti, Samuele. Ho premuto le due. Siamo al 70esimo, mancano esattamente 20 minuti. 4-0 per 4 gol miei, ragazzi. Vabbè, Samuele non è riuscito a segnare neanche uno. Ma vuoi che faccio gol? Non sai segnare. Ok, ti faccio gol. Ecco, anche offensiva, ma che non ti vergogni. Non ti vergogni. No, non mi frega un cazzo, faccio gol. Leroy. Oh, Leroy. Oh, Leroy. Oh, Leroy. Boom! Ah, che sega di merda. Mamma mia. Ah! Sega di merda. Non è fallo. Sei una sega? Ragazzi, scriveteci nei commenti quale leggenda tra i difensori dobbiamo prendere. Voglio Pelé, porca puttana. Mettetelo in difeso. Sì, ma non Becky Power, ragazzi. Becky Power, perché costa veramente. Ma tira, brutto. Ok, Samuele vuole sbagliare da più vicino, ragazzi. Boom! Ecco l'errore. Boom! Da un millimetro. Boom! Sì, ma non... Boom! La super rete di merda da figlio della cacca di Samuele. Cosa cazzo devo fare? La fermo in area. Pronto, stronzo, batti! No. Ok, passaggio perfetto, mi vai a parte. Tira, gol! Bello. Non sai tirare. Non ti tiro. Scusa. Ma fa il culo, mi frego un cazzo, bravo. Fottiti. Si porta a casa la palla dopo 3 gol. Bella la palla, bella. Ragazzi, fa vedere la palla allo stadio, perché ha fatto una bellissima tripletta. E queste qua sono le statistiche di questa mitica partita, ragazzi, che abbiamo ovviamente dominato. Mi pare che l'avversario ha fatto 0 tiri. È stato come rubare l'ambulanza. 0 tiri. Noi abbiamo fatti ben 25, 15 in porta e 54 di possesso di palla. Andremo in divisione numero 5, ragazzi. Quindi nel prossimo draft ci vedrete tra la divisione quinta. Nel prossimo episodio di Legendary Team, ragazzi, ci vedrete tra la quinta e la quarta divisione. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciateci un like, condividete e scriveteci nei commenti la leggenda da comprare per questo episodio del Legendary Team. Ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao. I'm waking up.